valorizzare le tipicità del territorio per il rilancio economico ed occupazionale della provincia di Salerno. Partendo da questi presupposti, ad Angri, al Castello Dori, è andato in scena il convegno Il Datterino si presenta. Presente anche il presidente della Confcommercio, Guido Arzano. La nostra tipicità evidentemente ha risentito di un calo di produttività, anche in termini quantitativi, per essere soprattutto nel caso del latterino appetibile anche sui mercati esteri. Quindi parlare della nostra tipicità come rilancio dei consumi interni significa in un qualche modo aiutare l'economia agroindustriale, ma soprattutto anche quella dei consumi. Stamattina sarà presente anche l'assessore regionale Nunes. La regione, siamo in tema anche di campagna elettorale con questa scadenza che si avvicina, può fare molto per il rilancio delle produzioni agricole di questa regione. Sono tanti anche i prodotti DOP. Ma sicuramente la Regione oggi ha un ruolo importante, ma non basta la Regione, c'è bisogno anche dei comuni, bisogna tutelare i terreni agricoli per rilanciare queste produzioni anche in termini quantitativi, non solo qualitativi. Si può creare nuova impresa per i giovani, avviandoli per esempio. E oggi saranno presenti delle scuole, avviandole per esempio a un ragionamento di agricoltura biologica. La Regione può fare e può fare moltissimo anche in termini di assegnazioni di terreni agricoli. Insomma, c'è da lavorare tantissimo. Questo è un territorio dove non manca quasi niente e quindi dovremmo sfruttare tutte le nostre potenzialità al massimo. Il risanamento dell'ambiente è fondamentale perché abbiamo avuto ed abbiamo ancora questo marchio di terra dei fuochi, di terra inquinata, che di certo non agevola le produzioni del territorio. Beh, questo io l'ho sempre definito e continuo a definirlo in un solo modo, speculazione. La speculazione era quella di portare in tavola invece i nostri prodotti a prezzi stracciati. Questo, grazie a Dio, per la provincia di Salerno non è stato, non ci sono riusciti e dobbiamo insistere invece perché sono ancora convinto che noi abbiamo produzione di grande qualità e abbiamo imprese che rispettano l'ambiente. Poi è chiaro, le pecore nere possono albergare in qualunque ovile e questo purtroppo poi rovina l'immagine complessiva di un territorio. Però dai dati che abbiamo noi, questo è un territorio assolutamente sano, questo è un territorio dove insiste un'impresa sana e che rispetta l'ambiente.